momento prima di essere brutalmente ucciso, Giacomo Matteotti dichiarò che non poteva sopportare il tentativo da parte dei fascisti di dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Sono parole da cui si evince l'intensità del suo credo democratico che, da uomo delle istituzioni, aveva portato avanti nella sua intera carriera politica. Gli stessi sentimenti lo avevano indotto a denunciare, oltre all'utilizzo strumentale della violenza nella vita politica italiana, anche la piaga della corruzione, un fatto che contribuì a causare il suo assassinio. Coraggio, integrità e attaccamento alle istituzioni democratiche sono valori indissolubilmente legati al suo nome e al suo ricordo. Oggi però voglio ricordare Mussolini e Matteotti anche per le sue qualità di studioso, di amministratore e di contrappositore a Mussolini. Mi riferisco al Matteotti studente universitario in giurisprudenza che tornava a Trattapolesine per studiare la storia locale e al Matteotti amministratore nella provincia di Rovigo che controllava minuziosamente i bilanci comunali. La stessa scrupolosità dava ulteriore forza e incisività alla sua quotidiana denuncia dei soprusi fascisti in Parlamento, dove contestava la propaganda del regime con la nuda e cruda esposizione dei fatti, come dichiarò lui stesso nel suo ultimo intervento. Quando fu rapito e ucciso nel pomeriggio del 10 giugno 1924, era diretto a Montecitorio, presumibilmente in biblioteca, dove aveva passato la mattinata. La sua passione per la politica era fondata sull'impegno intellettuale e sulla ricerca della verità. Con questo ricordo vi porgo i miei saluti. Presidente del Consiglio, professor Mario Draghi.